Dei bambini venivano rapiti dai loro letti in vari collegi e venivano divorati dai più orrendi giganti. Ce n'erano moltissimi, c'era Inghiotticiccia e c'era il Ciucciabudella e lo Sputacarne. Bruciadito. Chiedo scusa, i giganti infilavano le mani attraverso le finestre. Non posso crederci. C'è una bambina in piedi sul davanzale. Non è vero, Mr. Tibbs? C'è senz'altro, maestà. Sì, 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 è senz'altro lì, maestà. Non l'avete sognata? Ma io l'ho sognata. Come hai fatto ad arrivare lì? Beh, lasciate fare a me, maestà. Vieni giù. No, no, non farlo. Un gigante ti ha messa lì. Sì, esatto, maestà. E sta aspettando in giardino adesso. Ah, sì? Ah, sì? È il mio migliore amico. Ha fabbricato il vostro sogno. Ah, sì? Ah, sì? Ah, sì? Giardino reale, finestra sul retro, per favore. Perché tu e il tuo gigante siete venuti da me? Io credo che dovreste ricordarvene, maestà, se il miscuglio è venuto bene. Sì, me ne ricordo. Voi avete un piano. Avete bisogno di me. Sì, infatti. Posso chiamarlo adesso? Sì, suppongo di sì. Voi promettete che non gli farete del male?